Puoi raccontare qualche episodio che hai vissuto nei tempi antichi, come fa un saggio che racconta le storie passate? Beh, quali tempi antichi? Perché io ho tanti tempi antichi ho vissuto. Uno che senti tu, Giorgio, la domanda non specifica. Magari Ma uno con Gesù. O nell'Atlantide, non so, vedi tu. mi ricordo una incarnazione precedente che andavo, sì, del tempo cristico, no? Credo che l'ho raccontata, ma mi viene questo, Pier, Sì. sai, sono tante, che avevo la certezza assoluta che Gesù, il Messia, il Cristo, che io so chi era, tutto, non voleva che io andassi con lui. E questo mi faceva disperare. Voleva che io fossi ucciso, sacrificato. E quindi questo era una tristezza enorme perché il desiderio profondo, infinito, cioè, come dire, avrei pagato con la vita pur di andare con lui, no? Paradossalmente. Sì. E no, sentivo questa sua freddezza, ma era una freddezza apparente, quasi imposta a se stesso, perché sentivo che lui amava questo essere nel quale io mi identifico, ma non voleva che stesse con lui, lo allontanava malgrado gli sforzi di seguirlo, e quindi no, perché doveva. No, perché devi battezzare, no, perché tutti i perché di questo giustificati operativi, ma non voleva che questa persona stesse con lui. Quindi la grande tristezza, quasi angoscia, disperazione, finché ho capito il perché. Ho capito, mentre ammesso e non concesso che io sia stato questa persona, comunque me l'hanno inculcata come se l'avessi vissuto, che nel carcere ha capito il perché il Cristo non voleva che, diciamo, io lo seguissi, perché avrei cancellato il disegno di Dio, non l'avrei permesso. Quindi mi sarei caricato di karma, sarei stato buttato nella morte seconda, ma il fine della opposizione al disegno divino era un fine di alti valori della giustizia divina, ma in quel momento non dovevano essere contemplati, quindi la strada maestra, geniale, straordinaria, infinitamente misericordiosa e amorevole del Cristo, che mi proietta verso il sacrificio cristico, premiato con la luce cristica, nella dimensione solare, la quinta dimensione, invece della morte seconda, perché la forza, il carisma e i seguaci che aveva questa persona non avrebbero permesso la crocifissione, avrebbero ucciso tutti, avrebbero ucciso gli apostoli che lo tradivano, avrebbero ucciso tranne Giovanni, ma gli altri sarebbero stati eliminati, avrebbero ucciso tutti i rappresentanti del Sinedrio e avrebbero trovato un compromesso con Pilato per eleggere Cristo re dei giudei. Poteva un disegno del genere nella testa di quel pazzo andare contro il disegno di Dio? No. E allora viene proiettato nel sacrificio cristico. E nel carcere comprende perfettamente la motivazione cristica, e la prova è quando gli dice: vai da Cristo, e gli dici: sei tu che devi venire o dobbiamo aspettare un altro? Perché voleva accertarsi che era lui e quindi accettare il martirio. Cioè, non è che mi faccio ammazzare per un profeta qualsiasi, come dire nella sua arroganza. Se sei tu,
E quello gli dice: risuscita i morti, guarisci lebbrosi. Quindi il Battista si convince nella risposta, crede, dice: ah, è lui allora. Quindi capisce perfettamente che solo la morte può dargli la luce cristica. Perché per lui, se fosse stato risparmiato da Erode, se fosse stato scarcerato, per lui era Dio Adonai che dava l'autorità a lui per intervenire contro i carnefici di Cristo. Per lui non era una tentazione. Invece sarebbe stata una grande tentazione, perché il disegno di Cristo era essere crocifisso e risorgere. Ti è piaciuta questa storia?